mostro sacro della canzone italiana, oltre 60 anni di carriera, un repertorio che declina amore, passione, storie personali e di vita quotidiana di ciascuno di noi. Fausto Leali ha entusiasmato il pubblico regalando una serata di Ferragosto di straordinario successo per Tortoreto, i suoi residenti, i turisti che hanno animato la piccola località balneare della provincia di Teramo. Uno dei tanti successi messi a segno dall'amministrazione comunale che ha presentato per l'estate 2023 un calendario di eventi di particolare spessore. Fausto Leali è stata un po' la ciliegina su una torta ampia che ha portato Tortoreto alla ribalta di un'estate di grandi numeri tra arrivi e presenze, a conferma che gli anni della pandemia sono ormai un lontano ricordo. Oltre 60 anni di carriera, come si fa a restare sulla cresta dell'onda? Sulla cresta dell'onda, perché sono un surfista. Ti è piaciuto almeno? Sì, assolutamente. Parliamo invece del pubblico, quali sono le emozioni che regala appunto il pubblico a Fausto Leali e quali sono invece le emozioni che Fausto Leali regala al pubblico? Purtroppo è il fatto che questo lavoro mi piace tanto, perché ogni sera succede quello che vedi qua intorno. Quindi come faccio a smettere? Smetterò, ma per adesso sono un ragazzino, ci vuole ancora un po' di tempo. 78 anni, ma si sente un ragazzino, un vulcano in continua eruzione. Sul palco, energia allo stato puro, trasmessa al pubblico. Il cantautore bresciano non ha tradito le aspettative, quasi ad ogni canzone ha spiegato perché l'ha scritta, raccontando aspetti assolutamente personali legati alla sua famiglia. La mia primogenita si chiama Deborah, che ha avuto la grande fortuna, il grande privilegio di avere come padrino Wilson Pickett. Okay. Allora, infatti lei si vanta con gli altri figli, ma chi è tuo padrino? Deborah! Tortoreto ha voluto ancora una volta regalare per il 15 agosto un appuntamento che venisse segnato da tanta emozione e che restasse impresso nella memoria di quanti hanno vissuto la serata. Assessore Ripani, il Comune di Tortoreto quest'anno ha messo in campo un calendario di eventi molto molto importante, tantissime, migliaia di persone, oggi con Fausto Leali insomma si tocca il culmine. Sì, senz'altro, la festa di Ferragosto è sempre molto sentita da noi, ma abbiamo avuto un calendario molto ricco. Già l'altra sera avevamo la serata dance anni 90 e tanti altri spettacoli, ci sarà il palio, c'è stato davvero per tutti i gusti, e stasera ovviamente andiamo ad ascoltare dei grandi classici della musica italiana con un pilastro della nostra musica, per l'appunto, che è il grande Fausto Leali. C'è tanta attesa, stiamo per cominciare ma siamo già molto entusiasti. Parliamo di un mostro sacro. Assolutamente, le sue canzoni sono indimenticabili e tutte le conoscono. Noi per il 15 agosto cerchiamo di scegliere sempre delle personalità che abbiano molto da dire nel campo musicale, e quindi siamo certi che non deluderemo le aspettative. Aspettative per nulla tradite, perché Fausto Leali con la sua voce graffiante ha fatto cantare tre generazioni a confronto. Appassionato della canzone napoletana, ha sciorinato oltretutto anche qualche brano della terra del principe De Curtis, il mitico Totò. Amo la canzone napoletana, mi ha insegnato molto. Se tu me c'è una libera, un'ora fa avevo lei e tra le braccia ancora la vorrei. Un'ora fa adesso non resta che conoscere quello che sarà l'evento del prossimo 15 agosto, quello del 2024. Mi ha lavato l'anima.